Ciao a tutti, questo video è dedicato a chi è in Airbnb e sta cercando nuove alternative per avere clienti da più canali. Inizio con il canale più potente al momento che è booking.com e vi spiego un po' i vantaggi e gli svantaggi rispetto ad Airbnb. Se state cercando alternative ad Airbnb perché credete che Airbnb ormai sia troppo a favore del cliente, sappiate che booking.com è molto peggio, nel senso che favorisce il cliente in tutti i modi e tende a essere molto poco comprensivo nei confronti del proprietario. Ricordatevi sempre una cosa con Booking, è nato per gli alberghi, quindi ha una prospettiva completamente diversa. Intanto attenzione alle politiche di cancellazione, perché Booking tende a spingervi ad accettare cancellazioni gratuite, senza nessuna garanzia. Quindi se voi ascoltate Booking vi dirà tenete i calendari aperti, se prenotano va bene, se cancellano va bene, tranquilli, vi mandiamo altri clienti. Non lo fate, questo va bene per gli alberghi ed è deleterio per gli appartamenti. Dovete sempre imporre solo la tariffa non refundable, cioè non rimborsabile. Quando un cliente prenota perde tutto o una parte, in ogni caso qualcosa perde. Se aprite le tariffe standard, attenzione, standard per Booking vuol dire che il cliente prenota senza nessuna penale di cancellazione. Se fate questo sarete inondati di prenotazioni fasulle da parte di clienti cinesi, russi e di paesi mai sentiti che vogliono solo farsi il visto ma che poi non prenoteranno da voi, assolutamente. Okay? È incredibile che Booking comunque vi consigli queste tariffe. Non accettatele.